Il sovraindebitamento lo possiamo definire come una sorta di anticamera dell'usura, nel senso che tutte le vittime dell'usura, prima di rivolgersi agli usurai, si sono trovate in una situazione di sovraindebitamento, cioè di difficoltà di gestione dei propri debiti, in una situazione di incapacità di accesso al credito legale, e quindi in questo quadro di sofferenza e di impossibilità di trovare un'alternativa legale all'esigenza di denaro, hanno pensato, evidentemente sbagliando e commettendo un nuovo, secondo, gravissimo errore, hanno pensato di trovare una soluzione rivolgendosi agli usurai. E questo noi in realtà possiamo dire che sconfiggeremo l'usura non solo portando le vittime a denunciare, accompagnandole nei processi, ma soprattutto quando noi riusciremo ad intercettare le persone che hanno difficoltà di accesso al credito, le potenziali vittime, ad intercettarle prima che facciano questo passo folle di rivolgersi agli usurai, cioè con attività di prevenzione, e quindi dando a loro, in quel momento di difficoltà, un'alternativa, rispetto al credito delle banche chiuso, un'alternativa di credito, che è quello chiaramente poi dei fondi di prevenzione dell'usura, che sono uno strumento straordinario che ci consente di intervenire proprio andando ad aiutare le persone in difficoltà, che sono persone escluse dal credito, dicevamo prima, legale, e offrendo loro questa possibilità di risolvere i loro problemi rimanendo nell'ambito della legalità, dello Stato e del rispetto delle leggi. Questo è un tema assolutamente fondamentale. Quindi volevo dire questo sull'importanza dello strumento dei fondi di prevenzione nel contrasto all'usura, appunto, e nell'aiutare le persone in difficoltà. Dobbiamo sottolineare lo strumento del fondo di prevenzione dell'usura, un fondo di cui si parla purtroppo molto poco, che invece andrebbe comunicato, perché consentirebbe a molte persone in difficoltà appunto di ricevere quell'aiuto al momento giusto. Considerate che dal 2013 al 2018, in 5 anni, secondo dati MEF, sono stati erogati prestiti garantiti dallo Stato, da questo fondo di prevenzione, per oltre 470 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Vuol dire che sono state aiutate persone, imprese, famiglie, commercianti, artigiani, e sottratti tutti al rischio di finire in mano agli usurai. Quindi è un lavoro enorme che andrebbe sviluppato, ampliato e potenziato. Noi dobbiamo constatare come purtroppo oggi il fenomeno dell'usura, del sovraindebitamento, colpisca tutti quanti. Non c'è nessuna categoria sociale, persona, gruppo che possa ritenersi immune dal rischio di finire in mano agli usurai. La tragica esperienza della pandemia, o meglio degli effetti, della pandemia, della gestione della pandemia rispetto a quello che è la vita sociale di tutti noi, hanno dimostrato che purtroppo nessuno può essere sicuro, che quindi un concetto ed una educazione all'uso responsabile del denaro, cioè alla gestione corretta delle risorse economiche che ognuno di noi ha, che siano tante o che siano poche, ma la corretta gestione di queste risorse ci mette comunque al riparo dal rischio di rovesci, di difficoltà. Noi abbiamo in questo periodo assistito, visto, aiutato persone che fino a 2 anni fa tutto pensavano meno che rischiare di dover chiedere aiuto, denaro all'usuraio. Cioè persone che vivevano di un'economia assolutamente tranquilla, garbata, educata, persone che erano abituate a pagare le loro bollette in anticipo, e paradossalmente questa loro forza è diventata in un momento di crisi la loro fragilità. Perché? Perché questa loro abitudine a pagare tutto con regolarità, nel momento in cui non sono più riuscite a rispettare puntualmente gli impegni economici, sono persone che non hanno saputo, non sanno gestire questo momento di disagio, e sono paradossalmente le persone più fragili, proprio perché non hanno anticorpi per gestire e saper rispondere a quella chiamata della banca che chiede il rientro di una rata, al recuperatore che chiede quando pagheremo quella bolletta scaduta. Quindi questa loro forza, questa loro abitudine alla educazione finanziaria è diventata la loro fragilità. Ed è importante questo dirlo, perché evidentemente anche in questi casi dobbiamo sapere che saper chiedere aiuto, avere, come dire, la capacità di fermarsi un momento e ragionare e dire io forse non ce la faccio così, devo chiedere aiuto. Quindi saper chiedere aiuto, saper riconoscere di essere in un problema, in un momento di difficoltà, e sapere che c'è qualcuno che ci può aiutare è fondamentale, perché le persone lasciate sole in questi momenti di difficoltà sono persone molto vulnerabili, sono persone che a volte magari hanno una soluzione sotto mano ma non la colgono e ne trovano una peggiore o che non è una soluzione. Quindi saper intercettare in questa fase di difficoltà e di disagio le persone è molto importante, ed è un po' la sfida che tutti noi che siamo impegnati, da anni sul fronte della prevenzione, dell'educazione all'uso responsabile del denaro, del contrasto all'usura, dobbiamo saper cogliere, saper accettare. È un po' una sfida, peraltro una sfida che noi
ci giochiamo non con un competitor, come dire, corretto, ma la sfida che noi ci giochiamo con criminali. Perché ovviamente la sfida è saper aiutare le persone, intercettarle e portare quell'esigenza di cui hanno bisogno prima, in tempo reale, concreto, di modo utile, è una sfida che noi ci giochiamo con la criminalità. Non dobbiamo nasconderci che durante il periodo del Covid, in questi maledetti 2 anni, che peraltro noi pensavamo fossero finiti, in realtà i 2 anni di questa pandemia si è, come dire, si è insinuata la guerra e quindi la crisi economica dovuta ai rincari delle bollette, dovuta ai rincari un po' di tutto, in realtà è intervenuta in una situazione già di grande disagio economico. E quindi in questo periodo c'è qualcuno che ne ha approfittato, c'è qualcuno che è riuscito ad intercettare difficoltà proponendo sostanzialmente denaro, liquidità. Si è creato una sorta di welfare mafioso, cioè la facilità di portare aiuto alle persone in difficoltà, in qualche modo ingraziandosene, e poi magari domani questo aiuto verrà, come dire, ne verrà richiesto il pagamento attraverso magari la copertura di qualcosa, o comunque anche la sensazione sociale che il criminale sia un soggetto che in fondo, in assenza di aiuti dello Stato, è l'unico che mi ha dato la mano. E questo noi dobbiamo impedirlo, dobbiamo impedire che anche solo si formi una sorta di stratificazione culturale per la quale il mafioso in fondo non è così tanto cattivo. Il mafioso è un criminale, va detto, va ribadito, e noi dobbiamo comunque essere così bravi da cogliere questa sfida ed arrivare prima di quella famosa valigetta che in realtà dentro nasconde una vita sottratta, la sottrazione della libertà, la fine della dignità di una persona.